popolature. La situazione, dico io, è drammatica, ma io credo che necessita proprio sotto questo profilo degli interventi che oramai non possiamo più rimandare nel tempo. Solo in Terra di Granda ogni anno si sprecano 5 miliardi di metri cubi d'acqua. Buttiamo a mare 5 miliardi di metri cubi d'acqua che devono assolutamente essere fermati per tramutarli in energia, in turismo, in occupazione, in strumenti per poter bagnare queste nostre culture che hanno bisogno di acqua come nessun altro. Quindi necessita un grosso intervento che il sistema camerale imprenditoriale ha nel suo cuore e tutti i vincoli e i freni che in questi anni sono serviti a non ottimizzare questi investimenti, queste soluzioni, devono essere stoppati. Andiamo incontro a delle stagioni dove la siccità sarà sempre più caratterizzante, credo, nel nostro paese, ma anche a casa nostra. Quindi oggi è necessario provvedere a fermare, fare dei piccoli invasi, fermare queste acque nelle nostre montagne, non sprecarlo. Lo spreco oggi non è più comprensibile per nessuno e tantomeno per un'economia che ha bisogno dell'energia che nasce da questa acqua che può essere fermata, canalizzata, per poter continuare a ridare quella prospettiva di cui abbiamo bisogno.